si infittiscono gli appuntamenti in piazza d'Agropoli con la passerella dei candidati alla carica di sindaco che hanno iniziato ad alternarsi per le loro invettive e sfide a distanza. Elvira Serra ha aperto il weekend da Piazza Vittorio Veneto con un comizio pubblico nel quale i candidati hanno rivendicato la loro scelta di sostenere il medico agropolese in una campagna elettorale che va sempre più caratterizzandosi per i toni accesi nei confronti dell'amministrazione uscente. Grande attenzione è stata riservata alla questione dell'ospedale, su cui si sono soffermati tanto la capolista di Fratelli d'Italia Gisella Botticchio quanto la candidata sindaco Elvira Serra. Io ho partecipato a una competizione elettorale democraticamente eletta, prima eletta, e il primo punto nel programma era l'ospedale. Quando io ho parlato di ospedale mi hanno detto che non era nei loro programmi. E allora via, vai via, che cosa vuoi? Allora noi siamo andati maluccio perché? Perché il candidato ideale, la donna ideale per la politica, non deve vedere, non deve sentire e non deve neanche parlare. Poi, se ha qualche idea per la testa, è un nemico assoluto. Ma perché? Perché non si capisce che avere delle idee è un arricchimento, è qualcosa che migliora tutti. E quindi sfruttate le persone che hanno idee, perché miglioreranno anche il vostro cammino. Sono 10 anni che il governatore è De Luca. Ma perché non avete chiesto a De Luca di riaprire l'ospedale? Ma 10 anni vi sembrano pochi? Ma volete tornare ai dinosauri? 10 anni? Ti prego, governatore, la nostra gente muore mentre arriva sulla strada per di un ospedale lontano. Ti prego, pensa a questa città. Pensa a questa città come non hai fatto per 10 anni. Un ospedale che è un deserto, un piccolo povero centro Covid dove lavorano da soli, senza consulenti, mandati a rischio in un deserto sanitario. Governatore, meritiamo questo noi? Perché non hai aiutato i tuoi politici di qui, del territorio, a riaprire l'ospedale? Ma un giorno lo capiremo, è un mistero. Toni altrettanto forti quelli usati domenica da parte della coalizione di centrosinistra, che ha rivendicato la bontà del sistema che da 15 anni amministra Agropoli. Il comizio introdotto dal segretario del PD Modestino Rosiello ha visto intervenire anche Emidio Cianciola e Franco Alfieri. Allora siamo il sistema, tutti, nessuno escluso, e voglio essere smentito, tutti. Se li candidavamo noi non era il sistema, li abbiamo cacciati, siamo il sistema, va bene così. Beh, il sistema che vi farà stare a mare il 13 giugno, statene certi. Detto questo, volevo solo soffermarmi su alcune cose. Torniamo alla serietà, perché questo è un momento di serietà. È un momento di responsabilità, non c'è spazio per le chiacchiere, cioè se ne fanno già troppe. Allora, caro Roberto, io come segretario del Partito Democratico, sappilo, i primi 100 giorni della tua amministrazione noi metteremo il punto innanzitutto sulla Marina. La spiaggia della Marina va pulita subito, immediatamente. Sul centro storico è necessario applicare un pacemaker. Non è possibile, non è più immaginabile un centro storico che si apre a maggio e si chiude a settembre. Non è possibile. E allora dobbiamo migliorare l'accessibilità. Proprio il sindaco di Capaccio Pestum, con un lungo intervento, ha di fatto illustrato le ragioni dell'appartenenza a quel sistema di cui lui stesso è il punto di riferimento indiscusso e che è denigrato dai suoi avversari politici. Lo stesso Alfieri si è poi soffermato sugli aspetti del programma che Roberto Mutalipassi ha preso l'impegno di portare avanti quale candidato sindaco della coalizione. C'è una classe dirigente in questa città, non solo io, certo io sono stato il sindaco, ma con tanti amici che vedo qua, che sono stati con me assessori, consiglieri nel partito, nella STU, nella Propoli Servizi,
sono passati un po' tutti quanti e ci sono anche persone candidate in altre liste che sono stati con me, che si compiacevano di come amministravo, di come decidevo, di come ero coraggioso, e oggi dicono che sono il peggiore. Probabilmente avere un indirizzo diverso se non avessimo avuto il coraggio di cambiare. Perché noi abbiamo ascoltato la delusione e la rassegnazione e perciò è stato candidato Roberto Mutalipassi. Io sono qua come presidente dell'Unione dei Comuni. Non voglio fare soltanto la polemica o la difesa d'ufficio di Roberto Mutalipassi. Vi voglio dire, è vero, ci sono stati 10 anni a 200 all'ora, poi ci siamo fermati un po', ma tutto nella responsabilità. E dobbiamo proseguire questo discorso, questa visione di sviluppo. Perché io sono da tanto tempo sulla breccia, da tanto tempo sono qui con voi a rivendicare diritti, da tanto tempo a portare avanti progetti e ne abbiamo realizzati tanti e ne mancano ancora tantissimi. Ma si stanno verificando e si stanno concretizzando cose importantissime che non possono vedere Agropoli fuori dal sistema, sì, un sistema virtuoso, un sistema che fa parte di una sinergia istituzionale anche politica. La serata è stata poi conclusa proprio da Mutalipassi, che ha dato lettura di alcuni punti del programma, salutato dagli applausi dei 112 candidati e dei sostenitori presenti in piazza. La mia prima apparizione a pubblico è stata in data 5 maggio alla Testa d'Anella, una serata, un'edizione della campagna elettorale rivolta ai giovani. E voglio ricordare a tutti voi che la mia coalizione nelle mie 7 liste è composta, è la coalizione dove c'è la più bassa media di età, ossia ci sono tante persone che liberamente, senza minacce, hanno accettato il nostro progetto. Appena contattate dal sottoscritto, da chi mi sta vicino, da chi mi è stato vicino, hanno veramente liberamente accettato di candidarsi e di mettere a disposizione la loro esperienza, il loro entusiasmo. Questa sera l'appuntamento è invece con il comizio al Lungomare San Marco di Massimo La Porta, mentre martedì si tornerà in piazza per il comizio del candidato del Movimento Liberi e Forti, Raffaele Pesce.